Vediamo insieme che cos'è il complesso di Edipo. Il complesso di Edipo può essere definito come un conflitto tra tendenze contrapposte, un groviglio di sentimenti non dipanati, un complesso di natura emotivo-tendenziale. Il complesso di Edipo è ciò che promuove lo sviluppo dell'organizzazione psicosessuale dell'adulto e, come abbiamo detto nel video sullo sviluppo psicosessuale, è grazie al superamento di questo complesso che si passa dalla fase autoerotica al periodo di latenza. Vediamo adesso che cosa significa il complesso di Edipo per il bambino e per la bambina. Partiamo con il bambino. Il bambino prova un forte attaccamento nei confronti della madre, di cui è molto geloso. Egli prova il desiderio di sposare addirittura la madre. Nei confronti del padre prova sentimenti di ammirazione e di timore, ma si rende anche conto, riconosce, che il padre è un limitatore della libertà di ottenere ciò che vuole, ossia sposare la madre. Quando le tendenze infantili si evolvono verso un'organizzazione puberale, la libido inizia ad acquisire un carattere manifestamente sessuale. È necessario, per sfuggire dall'orrore dell'incesto, che il bambino sposti la carica affettiva dalla madre ad un altro oggetto. Il complesso di Edipo nel bambino maschio si risolve nel momento in cui l'angoscia per l'evirazione da parte del padre lo porta alla rinuncia della madre come oggetto d'amore. Nel caso della bambina la situazione invece è invertita. Inizialmente la bambina, come il maschio, vive una fase maschile chiamata fase pre-edipica e il suo oggetto libidico è la madre. Solo successivamente differenzia il suo orientamento sessuale grazie al complesso di virilità. La relazione con la madre si raffredda perché la madre è ritenuta colpevole di averla messa al mondo senza pene e inizia l'interesse per la figura paterna, dapprima con il desiderio del pene e successivamente con il desiderio di avere un figlio con il padre. È proprio questo desiderio di maternità, insieme a quello di accoppiamento, che promuovono l'organizzazione genitale adulta femminile. Il complesso di Edipo nella bambina si risolve nel momento in cui la bambina rinuncia al desiderio incestuoso di accoppiarsi e di avere un figlio con il padre. Interessante da leggere il caso clinico del piccolo Hans, di cui Freud parla dettagliatamente. Oltre al complesso di Edipo esistono altri complessi che vediamo in breve. Il complesso fraterno, che è il complesso legato al fratello e alla percezione del fratello come rivale, il complesso di evirazione, che è un complesso del bambino maschio, che avviene dopo la scoperta della differenziazione sessuale. Il bambino infatti ha paura di perdere il proprio pene come forma di castigo o punizione, soprattutto ad opera del padre. E questo è a rinforzo dell'Edipo. Infine c'è il complesso di virilità, che è un senso di inferiorità della bambina sviluppato a seguito della scoperta della differenziazione sessuale, che si può tradurre nel rifiuto della femminilità. In generale, tutti i complessi si formano a causa di ostacoli interni o esterni incontrati nello sviluppo psicosessuale. Grazie e alla prossima!